Buongiorno ragazzi, vediamo se Facebook mi fa il favore di funzionare. Cosa ci vorrebbe? Funziona. Adesso la prova del 9 sarà il fatto che mi confermiate che si sente bene, si vede bene e che commentiate così che io veda che i vostri commenti si vedono. Si vedono. Vediamo, buongiorno ragazzi, giorno 8 di La manifestazione resa facile. Sono volati questi 8 giorni? 7, questo è l'ottavo, dai, non sono 8 giorni, sono 7 giorni. Ah, oh, si vede! Bene, sono felice. Ciao mamma. Ciao. Ciao Enrico. Buongiorno. Anche agli altri che non vedo perché senza i commenti io non vedo chi c'è. Chi c'è c'è? Chi c'è c'è? Si vede e si sente. Yay! Prima di fare questa diretta ho visto una cosa che mi ha intenerito il cuore, ovvero se avete mai visto il cartone Spirit, il cavallo selvaggio? Chi di voi l'ha visto? Se non l'avete visto, a parte che non l'avete visto, vi suggerisco davvero di vederlo. Non è solo per bambini. E indovinate, indovinate, il cavallo da cui è stata presa ispirazione per fare Spirit è ancora vivo! È vivo e ha 29 anni! Cosa? Ed è tale quale il cavallo del cartone, bellissimo. E quindi mi sono messa la colonna sonora la colonna sonora del cartone nello sfondo. E la cosa bella è che, cioè, nel senso, potete ovviamente vedere in varie lingue il cartone, sia le canzoni in italiano sono bellissime, come al solito, ma anche quelle in inglese sono scritte di Bryan Adams, bellissimo. Cioè, io ho visto il cartone in originale, prima ancora di vederlo in italiano, e vi assicuro che sono una bomba. Grazie, Spirit! Ed è felice e pascola in America in 300 acri in una riserva, quindi è vivo, vegeto e felice. Buongiorno ragazzi, anche i nuovi che si sono appena aggiunti, vedo che parecchi di voi hanno già visto il cartone. Bene, io penso che lo rivedrò oggi perché mi manca. ahimè, mi piacciono più adesso i cartoni che di quando ero piccola, forse perché si. Cioè, non forse, si iniziano a intravedere dei messaggi che da piccoli ci sfuggivano e che sono davvero delle lezioni di vita e anche di come funziona la magia, del fatto che cioè, hanno tantissimi insegnamenti, come anche Pocahontas e Moana, e in realtà in italiano non si chiama Moana perché quella è l'attrice porno. Ma si chiama Oceania, ecco come si chiama il cartone in italiano, e tanti altri cartoni, bellissimo. Perciò, come può essere ancora meglio di così? Cosa è richiesto per oggi, ragazzi? Oggi è la nostra ottava puntata, siamo sempre di più in questo gruppo e mi rende davvero grata e felice, più di questo universo. Quale mondo saremmo in grado di creare se in più persone sapessero che il mondo che desideriamo è possibile, non è, anzi, addirittura, se lo riusciamo a concepire e immaginare è perché è possibile ed esiste. Non è interessante? Tutto ciò che immaginiamo in realtà è una percezione di qualcosa che esiste e anche ogni nostro desiderio è un'ispirazione del fatto che esiste quella cosa, è possibile quella cosa, ok? Quindi date
sfogo alla vostra creazione, porca paletta. Ciao anche Cristina, ciao Federica, ciao Danna e Federica, grazie Bianca. Oh, grazie a te, grazie a voi. Oggi vorrei davvero invitarvi, a più non posso, alle possibilità che esistono al di là di ciò che vediamo rappresentate intorno. Come ho appena detto prima, l'immaginazione o anche il proprio oltre l'immaginazione, il fatto che lo possiamo concepire o desiderare indica la sua stessa esistenza. Quindi come sarebbe davvero mettere per iscritto tutto quello che desiderate, tutto quello che vorreste, con l'idea e con il sapere che è possibile ed esiste? Fatelo questo esercizio, è davvero, davvero incredibile. Perché uno vi rendete conto di cosa desiderate veramente e non lo tenete implicito nella testa dicendo ah sì, ah, sarebbe bello, o ah, che figata, ma non lo state veramente chiedendo. Pensate di starlo chiedendo, ma in realtà non lo state chiedendo, lo state solo, ah, che carino. Dico, ok, ma lo vuoi, lo desideri? Ah, sì, non l'hai chiesto, porca pupazza. Quindi mettete per iscritto con chiarezza cosa desiderate, con la consapevolezza che esiste una cosa del genere. E anche con il secondo muscolo del chiederlo. Nel tempo, adesso vi farò ridere con questa cosa, però nelle prime due case, addirittura tre case avute con Angelo, per una cosa o per un'altra, mancavano le poltrone. Magari c'era il divano, ma le poltrone non c'erano. E dico, porca paletta, nella prossima casa vorrei una poltrona. Scelgo, grazie, cosa ci vorrebbe per avere una poltrona? A casa a Bologna, cioè io in realtà volevo comprarmi già quando ero in Sicilia una poltrona. Angelo mi ha dissuasa dicendo, beh, che fai, quando ci trasferiamo ce lo portiamo appresso sta poltrona, chissà dove andremo. E tu in effetti. Che divertente! E quindi non ho comprato la poltrona. Ok, cos'altro possibile? Arrivati a Bologna mi ritrovo con ben tre poltrone, però poltrone da esterni, no? In vimini, bellissime che ho sfruttato. C'erano una per ogni stanza o si potevano utilizzare tutte per fuori, sul terrazzino magico creato. E ho detto, wow, abbiamo le poltrone, incredibile! Come può essere meglio? Cos'altro possibile? Grazie, diverso. Oltre che in quella casa, in realtà si sono mostrate. Abbiamo lasciato delle cose a ortice, un po' mi dispiaceva, ma cose piccole che abbiamo usato per migliorare quell'appartamentino, tipo il cestino da bagno, la tenda della doccia e. Cos'altro? Anche il tagliere non avevamo preso con noi, anche altre cose che adesso non ricordo, ma quando poi siamo arrivati a Bologna, quelle cose già c'erano nella casa, tipo, ma alcune dello stesso brand, detto, è come un trasferimento magico da una casa all'altra senza doversi trasportare le cose, tipo, cosa? O al di là delle poltrone, wow, finalmente ho delle poltrone! Inutile dire che questo mio desiderio si è cioè, aumentato, si è ingrandito, tipo ok, poltrona di vimini, ok, non avevo chiesto una poltrona specifica o il tipo di poltrona, mentalmente pensavo sì, una poltrona, sai, in fede, con federa, in tessuto, ma non l'ho espresso. E quindi, quindi nel mio testo, ok, voglio comprare una poltrona. Nel tempo, sempre a Bologna, quello che si è mostrato sempre di più è il mio desiderio di avere dei quadri in casa. E da tempo, cioè tipo da quando ero in Romania, vivevo in Romania, non avevo più avuto quadri in casa, o quadri che mi piacessero, o quadri miei, insomma.
E quindi nasceva in me sempre di più il desiderio di avere dei quadri in casa. Dico, ma da dove inizio? Come inizio ad avere un quadro? Mi devo informare quale vale, quale no. Poi, e se il quadro che compro qua non si adatta alla futura casa, che faccio? Visto che ci piace cambiare spesso case. Ho detto, vabbè, era nel mio tipo, cosa ci vuole per avere un quadro? Arrivati qua. La casa era a Villa Magica, la casa era in ristrutturazione, quindi era vuota, pensando che, ovviamente neanche lontanamente pensavo ai quadri, che potessero esserci dei quadri. Ad ogni modo, nel tempo, rifinita la casa, abbiamo detto decoriamola in qualche modo. Ok, in quale modo? Beh, abbiamo detto, sai che forse ci hanno detto che ci sono dei quadri in cappella, che noi abbiamo una chiesa proprio accanto, come vi ho accennato, vi farò vedere delle foto. E vabbè, dai, vediamo questi quadri. Li abbiamo presi, alcuni, cioè la maggior parte erano super belli e carini. Abbiamo iniziato a metterli in casa e lì mi ha colpito il fatto che io avevo chiesto quadri e non so, non è arrivato solo uno, sono arrivati tipo una trentina, cioè tanti, tanti quadri carini. E la cosa ancora più magica, per cui sono immensamente grata sia alle proprietarie della villa che all'universo, è il fatto che non abbiamo comprato i quadri, cioè sono praticamente della casa, quindi per noi praticamente sono gratuiti se vogliamo, ok? Quindi non abbiamo dovuto comprare i quadri si sono mostrati. Stessa cosa per quanto riguarda il mobilio d'antiquariato. Io non sono un'esperta minimamente di questa cosa, eppure nel tempo Gary Douglas, il fondatore di Access, dice: l'antiquariato è uno dei settori in cui investire in maniera più intelligente, in quanto il tuo investimento aumenta nel tempo. Ci sono amanti dell'antiquariato e quello che compri adesso, se mantenuto bene, varrà di più in futuro. Tipo, sì, ok, mobili vecchi, io non ne capisco niente, manco mi piacciono, però magari informarsi non fa male, è un ottimo investimento, anche da fare con il 10%. Qualcuno di voi sa cosa intendo con il 10%? Di base è una somma che accantoniamo, cioè che accantono mensilmente dai miei ricavi. Quindi entrano soldi, il 10% lo metto da parte. Con quei soldi non puoi comprarci niente, a parte cose che nel tempo aumentano di valore. Perché sappiamo che se una macchina la compriamo appena usciti dalla concessionaria, perde il suo valore, cioè costerà di meno. Stessa cosa un telefono, stessa cosa un libro, stessa cosa qualunque acquisto che possiamo fare. A parte, insomma, l'antiquariato o pezzi da collezione, anche borsette in edizione limitata, per esempio le case di moda ce l'hanno. Conosco varie mie colleghe che adorano fare questa cosa con le borsette, investono tipo 15.000 euro con il 10% e sanno che quella borsetta in futuro costerà un sacco perché è in edizione limitata. Ad ogni modo, io non ne capivo niente, dicevo, dove posso iniziare con questa roba dell'antiquariato? Boh, ci trasferiamo a Villa Magica e vi ripeto, all'inizio la villa era vuota, quindi non potevamo vedere se ci fu che tipo di mobili ci sarebbero stati. E neanche avevamo parlato con le ragazze, le proprietarie. E quindi tipo, era rimasta lì. Quando abbiamo iniziato a mobiliare la villa e hanno portato tanti mobili, la maggior parte, anzi tutte, sono d'antiquariato. Oh, di ottima qualità, legno massello, armadi super fichi, letti super fichi, cioè tappeti, tutte cose davvero belle che se fossi andata io a cercarli, uno, non avrei saputo dove andare, due, ok, l'investimento. Tre, non avrei potuto identificare quelli che valgono tanto. E quindi me li sono ritrovata in casa, tutti questi pezzi antiquariato, e
E mi sono ricordata che io avevo chiesto di iniziare ad avere mobili antiquariato. Quindi per questo anche in seguito a quello che vi ho detto anche ieri, no? Del fatto, o l'altro ieri, che le realizzerete, riconoscerete la vostra creazione, la vostra richiesta tempo dopo. E va bene così, un po' anche come mia madre si è resa conto dopo aver divorziato da mio padre, che era il nome. Che mio padre ha il nome che lei aveva chiesto di avere, che lui avesse prima ancora di conoscerlo. Cose davvero d'altro mondo. Perciò chiedete, chiedete e chiedete oltre ogni immaginazione e non mettete il come. Anna dice, Anna Porretto, oltre alle cose materiali, immagino tu abbia chiesto anche altre cose come. Cosa ci vuole per non sentirmi mai sbagliata? Ci parli anche di queste richieste? Ottima domanda, grazie Anna per l'input, in quanto è una delle tipologie di domande che vedremo molto più approfonditamente in chi ti sarà dato. Ne parliamo poco in questo ambito, in quanto si tratta di manifestare cose, manifestare anche stile di vita, manifestare case, macchine, relazioni, anche tipo forma del corpo, qualunque cosa. Ogni modo, una delle tipologie di domande che faremo, che ti sarà dato, saranno anche queste di cambiare atteggiamento, cambiare modo di essere o essere finalmente se stessi, che è ciò che, in cui la maggior parte cioè, che la maggior parte delle persone soffre, sentirsi inadeguato, giudicarsi, oppure sentirsi addirittura cattivi. Io, ad esempio, prima di conoscere gli strumenti di Access Consciousness, di parlare con l'entità, avevo questo leitmotiv in testa che sono cattiva, che sono sbagliata, che sono cattiva, che sono sbagliata, che sono cattiva, che sono sbagliata, tipo, non mi merito niente perché sono cattiva e sono sbagliata. Tipo, cosa? Questa cosa è cioè, tipo, se n'è andata. Cosa ci vuole? Cioè, come può essere di così? Cioè, ho lavorato che se andasse via. Ad ogni modo, per quanto riguarda la domanda di Anna specificatamente, una domanda del genere, cosa ci vorrebbe per non sentirmi mai sbagliata, non è una domanda figa. Perché? Non è una domanda figa perché stai già mettendo caspita, stai già mettendo in conto che ti senti sbagliata. Quindi come fai a cambiare una cosa tenendo presente ciò che non puoi? Una domanda migliore potrebbe essere cosa ci vorrebbe per essere sempre giusta o essere sempre al massimo o stare bene con me stessa. Cosa ci vorrebbe per stare bene con me stessa? Cosa ci vorrebbe che io fossi grata per me? Nota la sensazione che ti dà una domanda piuttosto che l'altra. Cioè, cosa ci vorrebbe non sentirmi più sbagliata e cosa ci vorrebbe per sentirmi sempre a mio agio o essere grata per me stessa? Quale delle due ti espande di più? Ed è un muscolo che alleneremo sempre, 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 sempre di più in chi ti ha salvato. Maria Grazia chiede, a cosa serve parlare con l'entità? Oh, e qua si apre una rosa di possibilità. Parlare con l'entità serve in primis per educare le persone al fatto che ci sono esseri oltre ciò che vediamo, la componente energetica o delle cose che vediamo sono entità. Le cose che vediamo sono entità, la loro componente energetica e anche la loro componente fisica sono entità. In ogni modo, con il metodo, la metodologia parlare con l'entità, quello che si fa è educare le persone, dare loro gli strumenti per interagire sia con le cose fisiche, cioè la componente energetica anche delle cose fisiche, e anche la componente energetica di spiriti, fantasmi ed esseri che non hanno più un corpo. Questo funziona sia per le persone che stanno dando di matto, quindi
tutte quelle persone che hanno difficoltà, hanno troppi pensieri, hanno un sacco di giudizio di sé, hanno un sacco di percezioni, o non dormono, o hanno sbalzi d'umore, o il loro corpo dà sintomi strani che non riescono a essere intercettati dalla tecnologia attuale. Tutte queste cose entrano nel ramo di percezioni anzi, sintomi acuti di percezione di entità. Grazie alle domande e agli strumenti di parlare con l'entità, non solo non si avvertono più questi sintomi, non si è più in balia, dei sintomi che si hanno, ma quello che davvero diventa disponibile è un'interazione consapevole con ciò che stai percependo. Quindi non solo non lo subisci più, non lo soffri più, ma addirittura puoi usarlo a tuo vantaggio per creare la tua vita ancora più in grande. Immaginate in un'attività, no? Tipicamente si pensa, se ho un'attività, ho la possibilità di avere come massimo assoluto 8 miliardi di persone. Dico così perché insomma siamo in 8 miliardi col corpo, ok? Tuttavia, se includiamo anche l'entità, ecco che diventano almeno altre 64 miliardi. Queste entità possono essere spiriti dei defunti, possono essere spiriti della natura, possono essere tutti i tipi di spiriti. Ne parlo molto approfonditamente nelle mie classi su parlare con l'entità. Il punto è che la nostra interazione e comunione anche con il mondo degli spiriti fa sì che la nostra vita diventi più ricca. Non a caso, da quando ho iniziato a includere gli strumenti di parlare con l'entità e interagire consapevolmente con gli spiriti, non più dal rifiuto, ma dal vediamo cosa si mostra, vediamo cosa possiamo creare insieme e cambiare insieme, la mia vita è diventata molto più facile perché non creo più resistenze al mio ricevere, non mi separo più da niente. È davvero magico. Infatti, quando Villa Magica si è mostrata, abbiamo visto la chiesetta, mi è stato parecchio chiaro come funzionano le cose, nel senso del fatto che la villa si è creata anche grazie al contributo dell'entità. E questo in realtà ha anche altre tantissime creazioni. Per esempio, anche per quanto riguarda i soldi. Quando eravamo appena trasferiti a Bologna, vi ricordo che non avevamo soldi neanche per pagare il deposito della casa nel mese corrente, insomma, si sono creati magicamente. Nello stesso mese in cui già avevamo fatto fatica a creare quei soldi, a ricevere quei soldi che ci servivano, ci sarebbe stata anche la prima certificazione parlare con entità a cui io desideravo partecipare. Ed era in cantiere, in realtà era in cantiere già da 2 anni precedenti, ma era tipo, vabbè, ma chissà se me lo permetto, non l'avevo ancora scelto, non me lo permettevo davvero. Più che economicamente, energeticamente, perché appena lo scegli energeticamente, apri le porte affinché si mostri tangibilmente. E quindi, tipo, arrivati là, io pensavo di dover, per quel corpo di corsi che dovevo fare, pagare molto meno, in quanto avrei tradotto l'evento e come traduttore hai uno sconto. Quello che non sapevo è che, il tot di persone per cui, avrei dovuto tradurre, non si erano più iscritte alla classe, cioè quelli su cui mi basavo per potermi permettere di creare la mia licenza sull'entità, non c'erano quelle persone. Ho detto, porca paletta, adesso pure questi altri soldi, dove li trovo? Cioè, nel senso, e ho detto, ok. Questa roba non la faccio da sola, nel senso, visto che comunque quello che farò grazie a questa certificazione è contribuire sia alle entità per creare più consapevolezza, sia alle persone per avere più consapevolezza degli spiriti. Ho detto ok,
Basta rimandare, porca paletta. Io non rimando di un altro anno, neanche se mi servono più soldi di quanti ne ho e di quanto penso di averne, che ne possa avere entro 2 giorni, perché mancavano 2 giorni a quando l'ho scoperto che non avrei avuto i soldi o abbastanza soldi per rinnovare la licenza, cioè per creare la licenza. Ed è stato lì che ho chiesto, tipo, ok, entità, se desiderate che io faccia questa certificazione, dovete darmi una mano. E in 2 giorni si è prodotta una magia, un'altra, tant'è che ho avuto non solo tutti i soldi che mi servivano, ma anche di più. E voi direte, come si sono mostrati questi soldi? In questo caso c'è stata come un'ondata inaspettata di persone che richiedevano un mio servizio, che non ho fatto neanche fatica a pubblicare o cosa. Si sono mostrate e persone che portavano persone, passaparola, un passaparola così forte che io non avevo mai sperimentato, tipo di terza generazione, nel senso persone che mi conoscevano, portavo persone che non mi conoscevano e quelle che non mi conoscevano portavo persone che non mi conoscevano e così via. E si sono mostrati molti più soldi di quelli che necessitavo e ho detto, wow, davvero non sono sola nella creazione. E se mi conoscete sapete che parlo anche di creazione oltre i bisogni. In quanto i bisogni sono davvero piccoli, estriminziti, cioè anche chiedere una casa o una macchina è molto riduttivo, è rilevante per la qualità di vita e per avere la tranquillità e la base per creare. Ma non è il fine del creare. Quante persone che conosciamo, in realtà la maggior parte della popolazione è talmente stressata con il semplicemente arrivare a fine mese che non ha tempo per considerare le cose extra o le cose che diciamo, vabbè, non sono così importanti, tipo la pace nel mondo, tipo il creare più benessere nel mondo, tipo creare più felicità nel mondo, contribuire a delle possibilità, dei progetti, eccetera, eccetera. Perché non si ha, quello è un lusso, no? Tipicamente potremmo dire, è un lusso. I ricchi si dovrebbero occupare di questo. Io a malapena arrivo a fine mese, quindi è loro che se ne dovrebbero occupare. Ora, se davvero potessimo creare tutto e ci permettessimo di creare tutto, non oltre, non solo i bisogni su cui ci siamo tarati, avremmo modo non solo di avere il sostentamento base, cioè avere sicura la nostra sopravvivenza, ma anche iniziare a guardare come creare il mondo che vorremmo o contribuire attivamente al benessere su questo pianeta in varie sfaccettature, in vari diversi modi. Okay? La maggior parte delle persone non si permette questo, neanche ci pensa perché sono troppo stressati e preoccupati per a campare e a far campare la propria famiglia, il che lo trovo davvero perché. Cioè, siamo abituati così e non tutti vorrebbero vivere così. Quindi il mio invito è invitare quelle persone che non vorrebbero più vivere così a creare una vita più in grande. E anche gli strumenti di arte, parlare con l'età, sono incentrati sul creare oltre. Adesso vedo le vostre domande. Marco dice, nelle richieste sono importanti la scelta delle parole del tipo voglio, vorrei, desidero, chiedo, ordino. Ecco, ordino è tipo ti ordino di fare. No, escluderei ordino. È tipo una co-creazione, non tu fai questo per me. Puoi usare tutte le parole che vuoi, a meno che, cioè a patto che tu abbia consapevolezza energetica di cosa stai veramente facendo, perché vorrei indica a livello di lessico ed etimologia mancanza. Quando esprimi un vorrei, in realtà o voglio, stai già dicendo che stai mancando di quella cosa e la necessiti.
Infatti, un ricco non dice mai, forse, no? Cioè, nel senso, i ricchi che conosco non dicono mai vorrei, ma lo faccio, o lo scelgo, o lo creo. Okay? Quindi potete fare attenzione alle parole che usate, ma non vi stressate troppo. Maria Grazia dice, quale domanda hai fatto per arrivare ai soldi? Vi accorgerete sempre più fate domande, più sarete lo spazio della domanda. Qui non saranno veramente solo le domande espresse in una certa maniera che avranno la valenza di richiesta e domanda, ma sarà più uno spazio. Le domande all'inizio, soprattutto quelle che funzionano, ovvero sia quelle congruenti energeticamente, quelle davvero che creano, inizialmente saranno più meccaniche. Perché non siamo abituati a vivere o a essere sempre nella domanda. Più lo sarete, cioè più farete domande, ed è per questo che nasce Chieti sarà dato, per riempirvi pedissequamente di domande finché la vostra mente non ce la fa più e prende le valigie e se ne va. La vostra mente con impossibilità se ne va. Più le farete, più diventerete quello spazio di domanda, quello spazio di richiesta. E qui non sarà più una domanda specifica quanto una richiesta da uno spazio specifico. Ed è quello che alleneremo e rafforzeremo in che ti sarà dato. Che non vedo l'ora che inizi. Quando è che inizia? Il primo. Mancano 4 giorni. Oh, sono felice. E potete ancora iscrivervi, ragazzi, non sono ancora finiti i posti, quindi avete ancora la possibilità di esserci. Vi consiglio davvero di esserci. Sarà magico. Cristina dice: ciao Bianca, quando penso a qualcosa che vorrei, che desidero, immediatamente mi chiedo se veramente quella cosa la vorrei. E quasi sempre accade che si mostrano delle immagini che limitano la bellezza di questa cosa, al punto di non desiderarla più. Questo mi accade per quasi tutto. Allora mi domando se sto limitando con i pensieri la creazione, oppure se veramente quella cosa anche penso di desiderare, in realtà non la desidero. Ho molti dubbi a riguardo. Ecco perché non si mostra se hai dubbi. In realtà, quello che hai detto, tipo chiedersi se la vorresti veramente, ottima domanda. Però piuttosto che andare nella testa e ricercare un'immagine, perché ti ricordo, l'immagine viene da qualcosa che hai già vissuto, quello che hai già sperimentato, non indica qualcosa che non hai mai visto. Perché per quella non hai un'immagine. Quindi piuttosto che affidarti alle immagini, che saranno sempre una versione mediocre di quello che davvero sarebbe possibile per te in futuro, vai con le percezioni, cioè avere quella determinata cosa, fare quella determinata esperienza. Come mi farebbe stare? Cioè come mi farebbe essere? E nota se ti alleggerisce, se ti dà gioia, se ti dà. Quindi fidati di più delle percezioni piuttosto che le immagini, le conclusioni. Maria Grazia dice, che bello, sono felice. Laura dice, io ho difficoltà nel farmi domande per migliorare la qualità delle mie relazioni, in special modo quando mio figlio mi mette in difficoltà. Lo so, le relazioni è un altro ambito che vedremo con le domande in che ci sarà dato. I figli sono il tasto dolente dei genitori perché, siccome abbiamo un sacco di punti di vista di cosa significa essere un genitore perfetto o il migliore del mondo, tagliamo via la nostra consapevolezza di quale tipo di genitore avrebbe bisogno il nostro figlio. Abbiamo tanti punti di vista o giudizi o considerazioni di come dovrebbe avvenire questo tipo di relazione, di come dovrebbe comportarsi il figlio, di come dovremmo comportarsi noi e così via. Quindi ci si può lavorare attivamente con le domande. Io ho cambiato tanto, cioè personalmente la mia relazione con i miei genitori è sempre stata ok. Però ovviamente in ogni tipo di rapporto ci sono cose da smussare, da cambiare, da migliorare e le domande mi hanno proprio assistita in questo, nel creare dinamicamente un cambiamento, tanto che adesso se c'erano delle resistenze in certe situazioni non ci sono più e mi vivo il rapporto con ancora più furgo, cioè, furgo,
adesso mi viene la parola un secondo, con ancora più enfasi, gioia, ecco, vabbè, usiamo gioia che comunque combacia energeticamente. Perciò. Poi, Maria Grazia, ma se la domenica non si può seguire? Se la domenica non si può seguire, ci sono le registrazioni. Io mi rendo conto. Allora, l'idea di aprire il gruppo all'iniziativa a 100 persone sarebbe impossibile trovare un orario che vada bene per tutti, ma che vada bene per la maggioranza, sì. Per questo sceglieremo insieme l'orario in cui si svolgerà, che gli si sarà dato. Okay? Quindi, se qualora non ci riusciste a esserci in diretta, ci sono le registrazioni che potrete rivedere sia a posteriori, anche dopo aver finito il percorso, potete rivederle e rivederle ancora. Addirittura ci sono persone delle precedenti edizioni che ancora mi dicono: sto ancora vedendo che ti sarà dato, tipo, ah, davvero? E io pensavo, cioè, nella mia testa, tipo, chissà dove vanno a finire le registrazioni o se le ascolterà mai qualcuno di nuovo. E invece no, ci sono persone che se le riascoltano e si fanno contribuire ulteriormente da questo percorso. Anche perché sapete, come anche nei film o quando leggete un libro, cogliete qualcosa di diverso sempre, ogni qualvolta che lo ascoltate, anche perché noi siamo diversi, abbiamo più consapevolezza e riceviamo le cose diversamente. Quindi è sicuramente un regalo, cioè un dono, un contributo che state scegliendo, che vi sarà dato anche a lungo termine, okay? Non solo per 20 giorni. Laura dice: quando fai capricci oppure quando si impunta, che domande mi consigli? C'è stato un video fantastico di tipo una pubblicità, tipo un figlio che voleva con tutte le forze un giocattolo, un dolce nel supermercato, e iniziava a piangere e a mettersi per terra e urlare. E cosa ha fatto la madre? Si è messa anche lei, si è sdraiata per terra e ha iniziato a battere i pugni, a urlare e a piangere. Anche il bambino si è alzato in piedi, si è calmato e non ha più detto niente. Anche la madre si è alzata e hanno continuato la propria spesa senza quel giocattolo, quel dolce in particolare, per cui il figlio ha fatto le tarantelle. Quindi, se c'è qualcosa che vi dà noia nel comportamento degli altri, una cosa da chiedersi all'inizio è quello di tipo: cosa sto facendo io? Cosa sto essendo io che permette a quella situazione di mostrarsi così? O che permette a lui di comportarsi in questa maniera. Ok? Quindi ovviamente si allena sempre di più il muscolo, anche le domande da fare in ogni situazione. In ogni modo, sì, questa è un'ottima domanda da porre, tipo: cosa sto essendo, cosa sto facendo io che permette a questa situazione di mostrarsi così? E un po' anche come mi duole dirlo, quando soprattutto ci sono i genitori che portano, adesso non è il tuo caso, Laura. Però, tipo, magari serve, no, a un bambino essere seguiti a livello psicologico e quindi i genitori trovano uno psicologo per il figlio. Di norma io suggerirei prima di lavorare sui genitori, in quanto tutto quello che il bambino ha imparato, per lo più sin dalla tenera età, prima ancora che andasse a scuola, lo ha imparato dai genitori. Quindi cosa sta esprimendo il bambino che può renderti consapevole di certe cose che altrimenti non avresti riconosciuto? Una visione diversa che può creare tanto, sicuramente. Cristina dice: hai ragione, io devo fare un muscolo con le percezioni, mi faccio fregare dal già visto. Eh sì, aia aia. sì, sono felice che avete visto che hai visto il video, troppo divertente. Ok ragazzi, per quanto riguarda le creazioni, sì, questo è ciò di cui volevo parlare oggi. Se avete domande in merito ad altro, insomma, che avete visto nelle dirette o nelle precedenti, fatelo. Abbiamo ancora 3 giornate, quindi no, 2 giornate,
Quindi abbiamo ancora il nono appuntamento e il decimo appuntamento. Quindi vi invito a esserci e fare quante più domande possibili e ricevere l'energia della diretta in diretta. E se desiderate potete ancora invitare persone a iscriversi a questo gruppo, le registrazioni rimarranno, quindi avranno modo di vedersi anche tutte le altre puntate. Inoltre, cosa? Sì, iniziamo il primo con che ti sarà dato, chi c'è già nel gruppo, tra oggi e domani posterò il sondaggio per iniziare a scegliere l'orario a partire dal primo. Quindi se desiderate esserci ed essere parte attiva nello scegliere l'orario, vi invito a iscrivervi tra oggi, domani, massimo dopodomani, così che ci siate e siate sul pezzo e anche abbiate tutta la strumentazione necessaria, ovvero sia un quaderno magico e una penna magica. E accendete il divertimento, l'entusiasmo. Se foste un bambino appena nato, o se vedeste il mondo con gli occhi di un bambino, cosa scegliereste di sperimentare e di creare? E questa energia di chiedi ti sarà data di questo programma straordinario che inizia il 20. Come sapete, il prezzo è il minimo che potevo fare, ovvero sia il 61 euro per 20 giorni. E sul sito vedete tutte le possibilità per iscrivervi e pagare. Ci sono davvero tutti i metodi perché nel tempo, tipo, anche questo, anche questo. Sì, ho tutti i metodi possibili e immaginabili di pagamento, così che sia facile per tutti. E una volta iscritti, vi manderò un messaggio di benvenuto per iscrivervi nel gruppo di chi ti sarà dato. Perciò non vedo l'ora. Sei fantastica per questo ed è quello che mi piace di più. Oh, sono felice, Maria, grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Laura Podda, scusa, inizia il 1 settembre? Sì, chi ti sa dato inizia il 1 settembre. Come può essere meglio così? 71? No, 61. Però se volete che chieda 71, posso chiedere anche 71, non mi limito. 61, ragazzi, 61. Ok, ci vediamo domani, ragazzi. Qualora ci siate già in chiedi saldato, fantastico, ci vediamo anche lì. E se desiderate iscrivervi oggi in chiedi saldato, vi farò iscrivere quanto prima anche l'altro gruppo. Intanto un grosso abbraccio, siete fantastici, grazie per essere in così tanti a queste dirette e a quante più persone può contribuire e quanto possono ancora offrire queste dirette insieme. Un grosso abbraccio e vi adoro e buona giornata.